Radio. You radio. You radio. You radio. You radio. You radio. You radio. 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 Buonasera da You Radio. Sono Tommy con Stefano. L'ospite di oggi è Mascolini degli Offlaga Disco Bands. Buonasera. Ciao. Ciao. Allora, cominciamo con la prima domanda. Ci eravamo lasciati all'Arezzo Wave e volevamo sapere dall'Arezzo Wave a oggi cosa è successo per gli Offlaga Disco Bands. Com'è andato questo periodo di tempo? Beh, dall'Arezzo Wave sono passati più di 6 mesi. Ah. Appena dopo Arezzo Wave siamo partiti per il Brasile. Sono andato in Brasile, esperienza spettacolare. Cioè, no. Prova da raccontare in due punti, però semmai ne avremo. E dopodiché abbiamo continuato il nostro lavoro sul tour di Gioco di Società, che ormai è uscito da quasi un anno. E il tour è continuato. Noi di solito quando siamo in tour facciamo, non lavoriamo a brani nuovi e cose nuove, per cui normalmente ci dedichiamo a sviluppare tutto il discorso legato all'album. Tra l'altro ci siamo accorti dopo più di 50 concerti che probabilmente le versioni dei pezzi che avevamo all'inizio del tour sono già un po' elaborate, cambiate, insomma è normale che sia così, qualche pezzo su tutta la scaletta, qualcosa è entrato, però ti stimiamo abbastanza il lavoro che facciamo di solito quando siamo in tour rispetto al lavoro di scrittura di pezzi nuovi, insomma, perché è materiale da parte. Abbiamo continuato questo percorso, ultimamente abbiamo fatto un tour in Sicilia, sempre molta gente ai concerti, sempre una gran soddisfazione, e sta per uscire un secondo singolo tratto da Gioco di Società dopo Parlo da Solo, un secondo video che è già pronto, che uscirà nei prossimi giorni, e non posso dirvi qual è perché non è ancora ufficiale, ma insomma, perfetto. Tanto insomma un po' di idea per fare anche da voi, sicuramente lo suoneremo stasera, okay. Sono solo 8 pezzi quelli di Gioco di Società. Però insomma un bel periodo, e nonostante la difficoltà della musica indipendente, la difficoltà delle cose dal vivo in un momento di crisi come questa, però tante gratificazioni, tante cose belle, insomma. Perfetto. Non posso lamentarmi. Perfetto, io leggo qui testualmente, voi vi definite un collettivo neosensibilista contrario alla democrazia dei sentimenti. Concretamente, cosa vuol dire? Concretamente la faccenda sarebbe questa, è un gioco di parole che viene dall'origine del nostro gruppo, è una roba che ci siamo inventati prima nel 2003, giù di lì. E a noi piace un po' giocare con le parole, d'altronde abbiamo fatto una scelta così distintiva rispetto anche alla forma che utilizziamo. Per cui la storia è questa, che spesso poi le parole se ne abusa anche, una parola come democrazia è una parola molto abusata, e spesso ce la troviamo rifilata in qualunque contesto, anche quelli in cui non c'entra veramente o molto poco, insomma. Per cui l'idea del gioco di parole era questa. Nei sentimenti la democrazia non funziona, perché i sentimenti sono di solito rapporti a due, e nei rapporti a due, come dire, il 50% più uno, che è il meccanismo della democrazia, diventa 100%, per cui l'idea era che i sentimenti non sono democratici perché i sentimenti sono delle grazie. Ora un'altra curiosità, voglio sapere com'era nata l'idea di questo genere, diciamo così, particolare, no? Come è nato il tutto? Non è una cosa così usuale trovare un questo tipo di genere nell'ambito musicale? Ma in realtà non sono d'accordo con questa cosa, nel senso che è dalla Beat Generation che si utilizza lo spoken word, come mi hanno insegnato che si dice, un spoken word, sì. Cioè la forma parlata nell'ambito musicale è una roba che viene dalla notte dei tempi, nessuno ha inventato niente. Però non è usualissimo, in Italia soprattutto non è utilizzata particolarmente spesso. Di solito questa forma è più in altro modo, con un altro stile, usata nel rap, nell'hip hop, ma certo, nell'ambito della canzone vera e propria è una cosa abbastanza usuale, è giusto che sia così, però non è una cosa originale in assoluto. Ci sono mille esperienze nel post rock, nella beat generation, in Italia il massimo volume, giusto per fare sempre lo stesso nome. E in realtà non è che ci siamo messi a tavolino a decidere come doveva essere la nostra forma espressiva, okay. Siamo partiti, ci siamo messi insieme partendo da qualche racconto che avevo già scritto, la forma era quella ed era inevitabile. Io non so cantare, non so recitare, non so suonare, insomma o così, insomma, diciamo che abbiamo però fatto una cosa che nemmeno ci rendevamo conto, cioè abbiamo fatto di un nostro limite espressivo il punto distintivo del progetto, per cui
Però insomma mi sembra che ci siano anche tante altre esperienze anche in Italia, i Bachi da Pietra, oltre che i insomma. Cioè, non mi sembra niente. Altri gruppi degli anni 90, insomma, non ci trovo niente in particolare. Secondo me la faccenda diventa poi una cosa originale quando magari invece di rimanere nella nicchia super indipendente e raggiunge un pubblico un po' più vasto, in questo senso lo Sogno Tascabile era stato il disco di quell'anno lì, nel 2005, probabilmente aveva coinvolto anche un tipo di pubblico che normalmente non si avvicina a queste cose, per cui questo era più sorprendente, ma in realtà insomma, non abbiamo mai preteso di aver inventato assolutamente niente. Grazie. Andiamo un attimo indietro nel tempo, dal 2012 passa al punto 2004-2005, quando esce appunto il singolo Robespierre e Socialismo Tascabile, l'album che comunque, almeno per quanto riguarda l'esperienza nostra, vi porta alla ribalta. Noi vi abbiamo conosciuto anche con noi, Robespierre. Certo. E quali sono i ricordi legati a quel periodo, i ricordi di quel tempo? Bah, per esempio, rispetto al posto dove ci troviamo adesso, sicuramente noi quando nel marzo del 2004 abbiamo vinto il Rock Contest, davanti a 1000 persone che non avevano la più pallida di chi cacchio fossimo quasi, e magari che erano lì per vedere gruppi della zona toscana che conoscevano invece bene, eccetera, e abbiamo visto anche tante facce basite e scioccate di quella vittoria. Per fortuna poi nel tempo abbiamo dimostrato che insomma qualche cosa da dire ce l'avevamo, per cui il nostro percorso in questi 10 anni è venuto fuori. Ma ho dei ricordi bellissimi soprattutto per questo dettaglio, che allora ogni concerto, magari anche davanti a 30 persone, davanti a 20 persone, davanti a 50 persone, ti dovevi proprio conquistare il tuo pubblico uno per uno. E però c'era sempre, ogni concerto, qualcuno che in qualche modo rimaneva molto convinto della proposta, ci proponeva di andare a suonare da un'altra parte, i miei amici hanno un locale là, venite là, questa città, quell'altra città. E ogni volta che suonavamo, in qualche modo agganciavamo qualcuno per la volta dopo, gente che ancora oggi ci viene a vedere, eccetera. In quel senso lì c'era proprio la sorpresa anche e il conquistarsi il pubblico quasi uno per uno. Oggi ovviamente non è più così, il nostro pubblico esiste, c'è, è bellissimo, però ancora adesso quando ti incontri qualcuno che poi per mille motivi è la prima volta che ti vede, non ha seguito il tuo percorso, magari non te l'ha neanche sentito nominare, è capitato lì con un amico per caso e arriva alla fine del concerto e dice: ma dove cacchio sono stato fino adesso? Come mi hanno detto che avete fatto 3 dischi, bellissima sta cosa, che poi ti viene da dire: beh, forse potevamo anche averne di più di pubblico, però insomma non lamentiamoci. Va bene.